Vivere un giorno nell'acropoli di Atene. L'acropoli è il punto più importante di Atene. In essa sono racchiusi gli edifici più famosi della città. È il centro spirituale e il simbolo del potere e del prestigio del quale Atene gode nel V secolo a.C., ossia il periodo di massimo splendore della celeberrima città. Atene, 9 giugno del 436 a.C., ore 17:23. Sulla vostra destra il Partenone, il più importante edificio dell'Acropoli, facciata a 8 colonne, esempio unico per l'epoca, arricchito di preziosi fregi e decori. Pericle, a destra, e il grande artista Fidia, sulla scala, discutono sulle figure da scolpire per adornare i fregi del Partenone. Figlia! Tante volte che tra Zeus e Dioniso devi lasciare spazio per raffigurare me. Pericle, faccio finta di non aver sentito tanta impietà dal papà della democrazia. E poi ripeto, l'artista sono io. Tu pensa a governare la città senza tentazioni da tiranno, proprio tu. Per favore, un piccolo accenno, un riferimento e poi vabbè la democrazia. Ma darmi del tu così in pubblico, non allargarti, artista! No, non te lo faccio. Un accenno di tunica o di barba! Metto al voto le figure del fregio! E che non si dica che io non sia democratico! Vieni qui! Ho detto di no! Oh, ma guarda un po' questo! È su! Di fronte al Partenone vi è un altro tempio, l'Eretteo, famoso per le cariatidi, 6 colonne colorate a forma di fanciulle che sostengono la struttura a forma di loggia. Qui le sacerdotesse stanno facendo offerte sacre a Poseidone, in quanto, secondo la tradizione, avrebbe fatto sgorgare in questo punto una pozza d'acqua nella contesa per diventare il protettore della città contro Atena. Poseidone perse perché la sorgente era salata e quindi non potabile. Ah, approfitto che non c'è Pericle in questo momento, prendo la scala e continuo a lavorare sui fregi. Libero da Pericle, Fidia torna al lavoro, ha ancora tanto da fare e inoltre si occuperà presto anche della statua di Atena all'interno del Partenone. Eccolo qua, dove si era cacciato. Tanto dopo torno, sai. Pericle presenzia alla processione dell'Eretteo con solennità e devozione verso gli dei e anche con un po' di ritardo. E adesso dove è andato Pericle? All'inizio dell'Acropoli si erge il tempio di Atena Nike, detto anche Nike Apteros, cioè Vittoria priva di ali. Detta così perché secondo la leggenda la Vittoria senza le ali non avrebbe mai abbandonato la città. Ed ecco ritornare Pericle sempre più vicino a Fidia. Pericle si apposta tra le colonne del tempio di Artemide per spiare e ammirare in silenzio il lavoro di Fidia. Questi edifici al centro sono i propilei, ossia le strutture d'accesso all'acropoli. Le scale che vedi sono la parte finale di una lunga salita che comincia all'inizio della collina dove si erge l'acropoli. Pericle si prepara ad accogliere i suoi concittadini e a presenziare alla cerimonia solenne in onore della dea Atena. Vedete, è vicino alla statua di Atena. Gli ateniesi, infatti, portando a termine la loro processione e una volta salite le scale e attraversati i propilei, porranno omaggio alla statua di Atena, protettrice della città e vincitrice della contesa con Poseidone per il primato sulla città. Gli ateniesi portano con loro ramoscelli di ulivo come omaggio e riconoscenza verso la loro protettrice, che dette loro l'ulivo,
che ebbe la meglio sulla sorgente di acqua salata di Poseidone. Ed ecco indicata dalla freccia la statua di Atena. Fidia nel frattempo continua a lavorare sul frontone del Partenone e Pericle ha accettato di non poter essere inserito tra le statue che andranno ad adornare la facciata corta del Partenone.